Come sempre. Bella sostanza, benvenuti in questo nuovo video, sono Federico Roberts. Oggi faremo per esempio una nuova rubrica, sarebbe news della settimana. Cioè parliamo di quello che è successo questa settimana. E lo faremo o il venerdì o il sabato. O anche da solo io, forse la domenica. Allora, iniziamo. Inizierò io. Saranno 8 cose, visto che non ci ricordiamo proprio tutte le cose. Per prima cosa Nathan Dress, cioè quello che ha fatto il Che si caso chiama Freddy, Freddy, però Nathan Dress è un'altra. avrebbe detto, avrebbe postato un video dove avrebbe detto che vorrebbe ritornare a fare Carly, oppure un film centrato sui Carly, visto che gli manca molto i Carly. Ricordiamo un bravo attore, Nathan Dress. Ora parlo io di Formula 1, già può essere che sono iniziato, inizieranno fra pochi minuti. Le prove della Formula 1 che si correrà in Brasile, nelle 3 sessioni di prove libere, i migliori sono state delle scuderie, la Mercedes e la Ferrari. Dopo le altre, anche se Massa gioca in casa, non che gioca a calcio, corre in casa, fa schifo. La prima sessione è arrivato 17esimo, oggi è arrivato 12esimo, 13esimo, fa schifo. Per dire, Però non fa schifo lui. è bravo, un bravo pilota, per dire. Terza cosa, una cosa che mi ha fatto male al cuore, che lì si sta Vero, la attaccando Francia. la Francia. Stanotte ci sono stati 128 morti. 128 morti, e diciamo che è stata hanno fatto esplodere delle bombe sullo stadio, per fortuna non ci sono state troppe morti. Ricordiamo che ieri c'è stata Francia, Germania che ha Germania. vinto 2-0 la Francia. Non so neanche come sono stati gol a proposito. Ieri proprio avevo una paura che succedeva qualcosa alla Torre Eiffel. La mia cosa era centrata sulla Torre Eiffel. E dopo dicono che questa è la quarta notizia. Che attaccheranno Roma, Washington o Londra. Roma di sicuro, perché loro dicono che la religione cattolica non è buona, non è bella. E di sicuro attaccheranno Roma per il Colosseo e per il Il Papa. Vaticano, per il Papa. E ho paura che si rompa, che distruggono il Colosseo Ma e non mezzo San penso, Pietro. non penso, perché hanno provato ad attaccare per esempio la Torre Eiffel, ma No, non l'hanno non. attaccata proprio. Per il loro punto più importante, io ho paura di Roma che attaccano la piazza San Pietro. Ok, quinta cosa che potrebbe dirsi, potrebbe starci, potrebbe farsi che Vai. Ronaldo andrebbe in Inghilterra, al Manchester City, al Chelsea, allo United. Molto più probabile andrà allo United. Ronaldo lo vuole, però la società, visto che non è che sta andando benissimo il Real, vorrebbe venderlo per ingrassare molto, così potrebbero acquistare giocatori molto forti. Certo, possiamo dire che Ronaldo è scarso. Come se sono di 6 settimane, che parliamo di calcio, che non dell'Italia, dell'esonero degli allenatori. Perché per ora ci sono stati 3 esoneri. Quello del Carpi, che si è andato via Sanino e è tornato Castori. Grande Castore. Ritornato, io lo volevo, anche se non tipo Carpi. Dopo dalla Sampdoria si è andato via Zenga ed è ritornato Montella, deve ancora tornare. Quello del Palermo, che è confermato come quello del Carpi, che è tanti giorni fa, che Higuaini se n'è andato ed è Gioacchini, entrato. Gioacchini. Iachini se n'è andato ed è entrato, come si chiama? Baldarelli, Baldarelli, non Baldarelli. Non lo sapevo, Wilderilli. però vi dico che prima è 2008-2009 già l'ha allenato. Allenato. Settima La notizia. settima notizia sarebbe che in questa settimana è uscito Fallout 4, uno dei titoli più aspettati, e l'hanno preso voti buoni, anche se Metacritic è stata un po' dura, visto che gli ha dato un 8,7 e secondo me si meritava almeno un 9,3 o un 9,5. E diciamo che Fallout ve lo consiglio, anche se ve lo consiglio fra un mese, visto abbasserà di prezzo almeno, perché un contate costa ora 70 euro. Quelli che hanno big money si possono andare a comprare ora. Beh sì, potrebbe comprarsi anche un iPhone a ora, per esempio. Ora parlerò dell'ultima notizia, che è l'ottava, che ieri, delusione, è anche che l'Italia ha preso 3-1. Anche se ricordate che 30 anni fa, più di 30 anni fa, in qualche mese c'è stata quella cosa in Belgio, quando sono morti 39 persone, e di cui 32 italiani. E ieri al 39esimo minuto, se l'avete visto, la partita si è ricordata. Però
fortuna l'Italia ha perso 3-1. Il primo gol l'abbiamo segnato al secondo minuto. Terzo prego combattere. No, secondo 25 per esattezza. Viene battuta, ma dopo è fortuna. Ma non parliamo col gol Poi di De Everton Bruyne. De Bruyne. al padre di Vertonghen. Il gol di De Bruyne. È il terzo di un nero che non so come si Sì, chiama. che gioca nel Manchester City. Quello. No, Sì, non è. quello del Bruin ha fatto veramente schifo. Fortuna. Le news della settimana sono finite qui. Spero vi siano piaciuti. Raggiungiamo almeno i 3 mi piace e faremo e No, continueremo questa tanto serie. manteniamo sempre, faremo 3 mi piace, 3 mi piace, non lo faremo mai. Lo so. Però possiamo ce la faremo, Oh, dai. mi sono ammazzato. Il video è finito qui. Il video è finito qui. Sì, compari. Mettete un mi piace. Ciao. Ciao.